Allora, benvenuti al quinto incontro del ciclo di seminari Officine e Musei. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi il dottor Di Corato, che è direttore generale della Fondazione Musei Senesi, che è una delle migliori prassi da questo punto di vista per quanto riguarda la gestione di musei legati a uno specifico territorio. Poi ci descriverà bene come è stata creata, ma anche un rappresentante dell'ICOM a livello nazionale. Siccome noi facciamo parte anche del coordinamento regionale ICOM, per cui siamo doppiamente onorati di avere lei ospite nostro. Passo la parola a Gloria Fazia, direttrice del Museo Civico di Foggia, nonché anche lei membro componente del coordinamento regionale ICOM Puglia. Allora, io ho già avuto modo di ascoltare Di Corato a Lecce, perché qualche mese fa facemmo una 2 giorni, anche in notturna, ricordo, sì, al Museo di Lecce, e anche quello era un segnale, no, dell'apertura dei musei, insomma, in maniera un po' diversa dalla tradizione. E appunto, tra le varie testimonianze, ricordo benissimo quella su Matera, che fu molto interessante, piena di passione, di zetema. C'era appunto questo intervento, e chiaramente in quella sera lì al museo ci siamo resi conto, ove non lo sapessimo già, di come Siena sia, il territorio sia così avanti. Cioè, la gestione in economia del museo ormai sembra veramente superato, e minimo occorrerà unirsi in rete per mettere in pratica anche certe metodologie che puoi fare soltanto se si è in più di un museo, oltre che per creare ovviamente dei risparmi. E poi ci sono appunto queste forme come la fondazione, che permettono veramente di navigare in questo mondo così difficile ormai con un minimo, insomma, di autonomia gestionale, economica, eccetera. Problemi ce ne sono sempre a diverse scale, però credo che sia un esempio che fa capire come il futuro dei musei debba essere questo, per sopravvivere a questo momento così difficile. Io lo ringrazio di essere venuto, ma Di Corato è pugliese, sì, e allora quindi è tornato a casa. Sì, sì. Grazie. Grazie a voi. Grazie mille. Allora, io questo lo posso appoggiare anche così, sedendomi, perché se non stare tutto il giorno, se no mi viene il crampo. Allora, velocissimamente, dico due cose. Sulla mia formazione e l'approccio che avrò questa mattina, e poi così condividiamo anche la struttura dei lavori che avrei organizzato per voi. Io sono laureato in storia dell'arte contemporanea, mi sono laureato a Siena e ho lavorato per diversi anni come curatore di mostre temporanee, sia in Italia che in Europa che poi negli Stati Uniti. E nel tempo mi sono specializzato nella gestione di progetti particolarmente complessi, fino a, diciamo, elaborare una competenza specifica nell'ambito gestionale, che poi ho approfondito fino a diventare docente alla Facoltà di Economia dell'Università Cattolica di Milano, dove insegno dal 2001 e dove ormai da diversi anni insegno stabilmente museum management, cioè mi occupo proprio della parte di gestione dei musei. Quindi, accanto, diciamo, alla mia formazione umanistica, ho costruito un percorso parallelo nell'ambito economico e gestionale, tanto da conseguire un MBA, un Master in Business Administration a Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano, che poi mi ha permesso di fare, diciamo, la differenza anche in quel campo, cercando, insomma, di contare su competenze un po' più strutturate. Per cui, paradossalmente, adesso mi trovo ad essere una sorta di mostro bicefalo, cioè mi posso occupare di bilanci consolidati di multinazionali e mi posso occupare di gestione dei beni culturali o dell'organizzazione dei contenuti complessi. Questo volevo dirvelo in premessa, perché volevo dirvelo anche per chiedervi perdono se utilizzerò terminologie più tecniche nell'ambito gestionale, che cercherò di dosare il più possibile. Però, insomma, fanno un po' parte della mia cassetta degli attrezzi, quindi non è un vezzo, non le utilizzerò per darmi un tono, ma semplicemente perché fanno parte del mio cruscotto. L'altra cosa che volevo dirvi è che dal 2009, a seguito di un concorso nazionale,
ho la responsabilità di gestire la Fondazione Musei Senesi, della quale vi parlerò oggi, ma sostanzialmente per darvi anche un po' qualche evento concreto rispetto a quello che mi piacerebbe descrivervi e che vorrei condividere con voi. La Fondazione Musei Senesi è, lo vedremo insieme, un organismo piuttosto complesso. È forse è l'unico esempio in Italia di fondazione di partecipazione legata ai musei di un intero territorio. Gli altri esempi nazionali sono per lo più fondazioni che nascono in contesti territoriali legati ad una città. Faccio l'esempio della Fondazione dei Musei Civici di Venezia o la Fondazione Torino Musei. Quindi sono fondazioni, diciamo, che hanno un ambito gestionale legato al contesto urbano. Noi siamo invece un ambito gestionale legato ad un contesto territoriale di area vasta, ovvero sia un'intera provincia. E credo siamo rimasti gli unici, insomma. Siamo nati nel 2002, siamo diventati operativi fra 2003 e 2004 e io sono arrivato nel 2009, quindi in qualche modo sono arrivato in una seconda fase della vita di questo organismo e vi racconterò anche come sta evolvendo. Quindi la lezione di oggi, che vorrei sia più un seminario fra colleghi che una lezione frontale, per cui vi chiederei veramente di, siccome sono io qui per voi e non voi qui per me, di interrompermi quando più lo ritenete opportuno, non c'è nessun problema, e di utilizzarmi al meglio possibile, nel senso se avete dubbi, richieste, approfondimenti, e voglio anche proprio di riflettere insieme su alcuni temi, facciamolo, cerchiamo di non avere alcun diciamo, problema in questo senso e di farlo insieme. Vi dicevo, la prima parte la vorrei condividere con voi sulla base di una serie di pratiche che magari voi conoscete già, ma che mi piacerebbe approfondire con voi dal punto di vista teorico e dal mio punto di vista, insomma, per quel che vale, però che credo possa essere utile, visto che è un punto di vista un po' particolare, un po' laterale rispetto a quello che accade abitualmente nel nostro paese. Approfondiremo quindi una serie di modelli, vorrei partire proprio dai sistemi museali locali, per arrivare a parlare con voi anche di distretti e di ecomusei e raccontarvi come queste tre strategie stiamo cercando di integrarle una nell'altra in un nuovo modello del quale invece vi parlerò nella seconda parte della mattinata. Il pomeriggio lo vorrei dedicare il più possibile ad approfondire un paio di questioni un po' più tecniche legate alla Fondazione Musei Senesi e poi vi ho portato un paio di casi di cose nuovissime, le cose sulle quali stiamo lavorando. Proprio per la valorizzazione delle insistenze patrimoniali di ambito territoriale, cioè per connettere quello che stiamo cercando di fare adesso è connettere il più possibile i musei e i beni diffusi e quindi vorrei condividere un po' con voi le cose che stiamo facendo e capire insieme, insomma, anche se stiamo andando in una direzione che può sembrare anche a voi interessante e quindi condivisibile. Queste sono un po' le cose che mi sono preparato. Sono apertissimo ai fuori programma, quindi se avete poi necessità particolari o desideri di approfondimento, li valutiamo insieme, magari anche nell'analisi di contesti specifici, insomma, su come potrebbe essere. Allora, questo è andato in stop. Non ho una password, per cui ho bisogno di un aiuto. Pensa a non togliere la password, perdona. Non si immagina. Comunque la password deve... Se me la scrive... Sì. No. Allora, vi farò venire un po' di capogiri, questo è un software divertente, ma a volte un po' ondivago. Allora, questa è un po' la struttura delle cose che ho organizzato per voi e la rielaborazione di un materiale che qualcuno di voi magari ha già visto in parte, ma è qualcosa di, a mio modo di vedere, utile ad una visione un po' più complessa del problema. Quindi affronteremo la parte dei modelli, affronteremo, brevemente il tema della storia della Fondazione Musei Senesi, di come si è evoluta negli anni e come, diciamo, ha cambiato i suoi confini tramite un progetto di riorganizzazione e di rilancio strategico che abbiamo messo in atto a partire proprio dal 2009 e poi mi confronterò con voi sui risultati che vorremmo conseguire, che stiamo conseguendo, ma condividendo anche quali sono le difficoltà e i punti di forza, ma anche i punti di debolezza e le criticità che abbiamo
affrontato in un momento, come sapete, particolarmente difficile per il nostro territorio. Allora, questi sono i tre modelli classici ai quali la letteratura fa sempre riferimento quando si parla di gestione dei beni diffusi e dei musei, diciamo, diffusi. Per affrontare questo tema vorrei ricordare due cose, per me particolarmente importanti e che non sempre sono così scontate. La prima è, vorrei fare riferimento con voi alla natura stessa della struttura dei beni culturali e dei musei, soprattutto in Italia. Sapete che è in atto, è terminato, insomma, un nuovo censimento sul numero dei musei italiani fatto da Istat proprio l'anno scorso. I dati stanno finalmente per essere pubblicati. Ho parlato con Adele Maresca che mi ha detto, insomma, che sono in fase di uscita proprio in questi giorni. Però la situazione non è diversa rispetto alle rilevazioni che sono state fatte negli scorsi anni. I musei italiani sono circa 4.500, come ben sappiamo, sono prevalentemente pubblici attorno al 67-68% e sono prevalentemente civici. Diciamo, questo è un dato consolidato, ma è importante riflettere su questo dato. Prevalentemente civici vuol dire che oltre il 40% dei musei italiani sono musei civici. E dire che oltre il 40% dei musei italiani sono musei civici vuol dire che oltre il 40% dei musei italiani sono musei inferiori ai 2000 metri quadri. Quindi sostanzialmente sono musei piccoli, piccoli o piccolissimi, quindi da 200, da 150 metri quadri a 2000, 2500 metri quadri, diciamo come range. I musei che superano i 10.000 metri quadri non sono moltissimi, sono molto pochi, e che sono indissolubilmente legati al tessuto connettivo che li ha determinati. Cioè, i musei civici italiani non sono musei di collezione, ma, come diceva Andrea Migliani, sono nati come le pozzanghere dopo il temporale, cioè sono nati in qualche modo per salvare, per sedimentare, per consolidare o quello che rimaneva dopo, in qualche modo, le soppressioni prima napoleoniche e poi sabaude, o per invece, diciamo, tenere insieme donazioni che andavano a fianco a uno scavo d'emergenza o appunto a una collezione pregressa che si era sedimentata ma che comunque faceva parte e testimoniava questioni di territorio. I famosi musei misti, i famosi musei compositi, che sono poi la cifra tipica, no, dei nostri musei civici. Però non sono musei di grande dimensione, non sono musei di collezione, non sono musei che hanno un numero di visitatori particolarmente cospicuo. Sappiamo benissimo che i musei che hanno più di 200.000 visitatori paganti in Italia sono meno di 30. Okay, questi sono i dati ultimi dell'analisi che ogni anno fa il Giornale dell'Arte, che potete trovare online. Quindi meno di 30 musei italiani superano i 200.000 visitatori su 4.500. Quindi stiamo parlando di un comparto che è molto lontano dagli stereotipi giornalistici ai quali spesso ci abituano, no? Adesso, una volta per tutte, abbattiamo questi stereotipi, perché altrimenti non ci aiutano. Non abbiamo niente a che fare con la struttura dei musei americani. Io mi occupo di aziendalizzazione, di managerializzazione di attività di impresa, per cui però non è quello il nostro paradigma, perché lì parliamo di musei per lo più grandi o grandissimi, quindi di musei che hanno un volume di visitatori assolutamente superiore ai 200.000 abitanti, che hanno un rapporto fra attività commerciali e attività espositive, che di solito è un terzo attività commerciali e due terzi attività espositive, per darvi un'idea della scala. A volte, in alcuni casi, si arriva quasi al 50%, quindi stiamo parlando di un'impostazione molto, molto, molto diversa. Sono musei quasi esclusivamente di collezione, e sono quasi esclusivamente musei privati, quindi che nascono o da donazioni o nascono da istituti privati o anche appunto, diciamo, da un approccio di mercato a volte non particolarmente lineare. Quindi siamo qualcosa di diverso, e per affrontare in modo tipico una gestione tipica bisogna avere piena consapevolezza dei propri strumenti.
Sapete, noi siamo un paese strano in cui abbiamo avuto negli anni dei ministri che andavano ad imparare come si gestivano i musei americani per pensare di poi applicare un modello che era inapplicabile ai musei italiani. Però siamo anche un paese in cui c'è qualcuno che continua a dire che il 70% del patrimonio mondiale è conservato qui senza che nessuno alzi una mano e chieda se siamo o non siamo il pancontinente indiano. Cioè, quindi che un'idiozia come questa si sia consolidata nel nostro territorio è quasi, per me è quasi sbalorditivo, insomma. Quindi come non abbiamo il 70% del patrimonio mondiale, così non possiamo essere l'ambito d'applicazione di un paradigma che non ci appartiene, che è il paradigma, diciamo, gestionale sul quale si sono formati quei luoghi comuni che hanno portato poi ad affrontare il tema, secondo me, con le armi sbagliate. Io adesso cercherò di dirvi perché. Quindi, diciamo, con queste precisazioni vorrei anche dire che quasi la metà dei musei civici italiani sono gestiti tramite sistemi o reti. E questo è un altro dato, secondo me, molto molto interessante, perché fa capire che questo modello, magari applicato solo nominalmente o solo formalmente, è un modello che, diciamo, per un certo periodo, parlo degli anni 90, ha avuto la sua importanza e la sua capacità di penetrazione, e adesso vedremo con quali limiti. Però è un dato che, se non altro, ci fa capire che le amministrazioni locali, i proprietari dei musei, in qualche modo ci hanno provato a costruire delle dinamiche che fossero sovramuseali, tenendo conto delle caratteristiche del patrimonio museale, così come le abbiamo considerate fino a poco fa. Quindi, i dati ai quali vi ho fatto riferimento ve li darò con una scheda di dettaglio che farà ovviamente, che metterà a nudo le fonti dalle quali ho preso le mie considerazioni, fermo restando che saranno immediatamente superati dalla pubblicazione della prossima analisi Istat. Sapete che le analisi precedenti andavano ad analizzare, almeno l'ultima analisi Istat sui musei, ha analizzato i musei non statali, e quindi avevamo un dato parziale perché era un dato relativo ai musei privati, ai musei, diciamo, civici, ai musei diocesani, ma non c'erano poi i musei dello Stato o comunque le aree archeologiche musealizzate, quindi tutto ciò che poteva essere considerabile nell'idea stessa di musealizzazione. Adesso invece avremo finalmente un dato che terrà conto in qualche modo del panorama nel suo insieme. Io spero che questo dato poi confluisca anche in un database, perché a quel punto il database basterà aggiornarlo per tenere il dato aggiornato. Ma non è detto che le cose vengano fatte come ci piacerebbe che fossero. Allora, considerate le premesse, che sono però importantissime, considerato il fatto che i nostri musei civici, anche i nostri dei quali mi occupo quotidianamente, ovvero sia i musei civici della provincia di Siena, sono indissolubilmente legati al territorio, sono prevalentemente o quasi totalmente musei che valorizzano gli oggetti dei contesti territoriali di riferimento, che sono per lo più piccoli o piccolissimi e che sono, come si diceva poco fa, a volte misti, a volte invece molto più specialistici, ma sono, diciamo così, degli agenti di interpretazione del patrimonio culturale territoriale. Se gestiti in rete, possono portare sicuramente a dei traguardi e a dei risultati che singolarmente abbiamo imparato a capire che sono ben lungi dal conseguire. I tre paradigmi che la letteratura ricorda, diciamo, più in generale della gestione dei musei locali, quindi quelli che vorrei considerare nella mia chiacchierata di oggi con voi, sono i più diffusi, sono appunto il paradigma del sistema museale locale, che è cosa diversa dalla rete, e adesso vedremo perché. Il paradigma del distretto culturale, che sapete è un'invenzione degli anni 90 che ha avuto poca fortuna dal punto di vista applicativo, ma che era anche molto affascinante dal punto di vista teorico e che magari considereremo insieme. E poi il terzo tema, che è un tema non certo di attualità, ma che è tornato di moda, no? Come quando si ritrova ad avere il bavero della giacca un po' più stretto o un po' più largo a seconda del momento storico. Ecco, anche gli ecomusei sono tornati di moda, secondo me sono degli straordinari strumenti di valorizzazione del patrimonio, ma generalmente questi paradigmi sono sempre stati valutati dalla letteratura un po' come cose a sé, no?
i sistemi sono una cosa, i distretti sono un'altra, un'altra cosa gli ecomusei. Noi studiosi abbiamo a volte il vizio di mettere le cose nei cassetti e di fare in modo di valutarle solo ed esclusivamente per quello che sono in sé. Oggi invece cercheremo di capire come invece degli strumenti possono essere utilizzati anche contemporaneamente, anche contestualmente, possono essere ibridati se si concepiscono come strumenti, no? Se si concepiscono come qualche cosa che poi serve a fare dell'altro, non come un obiettivo, non come un fine, ma come un mezzo. Vi dicevo, poi andremo nel dettaglio su che cosa è stato il sistema museale senese e come si è evoluto in fondazione. Come diceva la collega prima, la fondazione è sicuramente uno strumento molto molto interessante e utile, e altrettanto importante sottolineare che in momenti di congiuntura economica negativa come questa, come quello che stiamo attraversando, anche essere indipendenti può essere molto rischioso, perché la capacità di contribuire all'autoproduzione di risorse o la deresponsabilizzazione a volte da parte degli enti che hanno fondato o la mancanza di risorse in capo a questi enti può portare, no, un organismo come questo in seria difficoltà. Alla fine vedremo un po' il paradigma che abbiamo costruito in questa nuova ipotesi gestionale alla luce delle caratteristiche del nostro territorio. E qui vi chiederei di darmi una mano per capire come questa parte può essere immediatamente utilizzata ed esemplificata alla luce dei vostri contesti, nei contesti nei quali voi operate nello specifico. Ecco, cominciamo da qui. Allora, comincerei dai sistemi museali locali. Sistemi museali locali sono... il sistema museale è una cosa diversa dalla rete museale. Partiamo da qui e facciamo anche qui subito un po' di precisazioni che dovrebbero aiutarci a chiarirci magari anche un po' meglio le idee, perché purtroppo e troppo spesso rete e sistema sono stati utilizzati come sinonimi. In realtà non è così. Il sistema è quello che naturalmente è presente sul territorio. Cioè c'è un sistema che può essere anche un sistema naturale, che però non viene utilizzato attraverso, cioè non viene gestito attraverso una struttura di rete. Allora diciamo che il sistema è l'insieme, il bene, ok? La rete è lo strumento gestionale di un sistema. Quindi il sistema può esistere anche senza una rete. La rete è l'insieme di nodi che si creano fra un punto e l'altro del sistema nel momento in cui si decide di costituire e attivare un'unica gestione d'insieme, o comunque nel momento in cui si decide di fare delle cose insieme. Per essere ancora più esemplificativi, la rete è lo strumento di gestione di un sistema, perché è uno strumento che permette la gestione di relazioni interorganizzative, se vogliamo usare un termine tecnico che proviene dalla cultura gestionale. Quindi le reti sono le relazioni interorganizzative strutturate che presuppongono la gestione di un sistema, ok, concepito come un unico oggetto da gestire. Quindi diciamo che nel momento in cui un sistema è gestito attraverso una rete, questo è il passaggio concettuale che vi invito a fare, ha di fatto queste caratteristiche che vediamo quassù. Innanzitutto diventa una realtà istituzionalizzata, non esiste una rete informale, del tutto informale, un grado di formalizzazione anche se basso è sempre presente. Se una rete è gestita in modo stabile, ovviamente inizia ad avere un coordinamento funzionale, quindi che è un coordinamento che permette di definire funzioni e di gestire funzioni associate, e inevitabilmente crea forte interdipendenza fra le componenti che la compongono. Vi faccio un esempio: noi siamo forse l'unico, uno dei pochissimi casi in cui non siamo riusciti non solo ad aggregare
un sistema di musei civici, ma siamo riusciti anche a creare un ibrido, che è il museo civico e diocesano, o il museo civico ed arte sacra, che è qualcosa che poi la CEI in realtà negli anni successivi non ha più permesso, comunque non ha più caldeggiato o favorito, preferendo invece la gestione pura, quella del diocesano, del museo d'arte sacra, senza, diciamo, ibridazioni o con altre realtà. Invece, fondamentalmente, la cosa nuova, una delle cose nuove da questo punto di vista del nostro sistema, del sistema museale senese, era ed è l'aver avuto la capacità di mettere insieme soggetti con natura e condizione giuridica diversa. Quindi noi abbiamo dei musei che sono musei civici, abbiamo dei musei che sono musei d'arte sacra, che però creano dei nuovi modelli con i musei civici, per esempio nel caso di Pienza, che è abbastanza noto, il museo è un museo diocesano gestito però in collaborazione con il comune di Pienza, e quindi dalla collaborazione è nato un ibrido. La pertinenza dei beni rimane diocesana, quindi il riferimento rimane ancora l'ufficio BCE della diocesi di Pienza, Montepulciano e Chiusi, ma di fatto tutte le condizioni legate alla gestione tramite una convenzione sono assolte dal comune di Pienza e in parte dalla Fondazione Musei Senesi. Quindi capite bene che è qualcosa di un po' diverso. All'interno del nostro gruppo ci sono anche i musei universitari, che anche lì, come sapete, hanno un regime di gestione ancora diverso, perché di solito il responsabile di un museo universitario è anche il capo del dipartimento. Adesso i dipartimenti non ci sono più, insomma vedremo come chiamarli, ma diciamo è qualcuno che ha una delega formale da parte dell'Ateneo ad occuparsi del museo X o del museo Y, quindi non è un personale esclusivamente dedicato al museo, ma è personale dell'Accademia che viene poi delegato alla gestione del museo. Quindi capite bene, con una complessità che non è facile neanche dal punto di vista amministrativo a dipanare, perché bisogna poi tener conto della diversa natura di tutti i soggetti che compongono il tutto. Però sostanzialmente le caratteristiche dei sistemi sono queste, che sono, riassumendo, realtà fortemente istituzionalizzate, comunque istituzionalizzate. C'è una convenzione che li istituisce, per esempio, no? La recentissima normativa regionale sui musei di Regione Toscana prevede che non possa esistere un sistema senza una convenzione istitutiva. Ecco, la convenzione istitutiva del sistema è ciò che di fatto lo istituzionalizza, cioè ciò è l'atto formale, condizione essenziale attraverso la quale il sistema prende forma, ok? Di solito le convenzioni stabiliscono anche come vengono gestiti questi soggetti. I coordinamenti possono essere di tanti tipi. Ci può essere un museo più grande che ha, diciamo, le caratteristiche, le dotazioni di personale per fare un coordinamento che si chiama focale, cioè a partire da un punto per poi estendersi sugli altri, quindi diciamo quello che nella letteratura possiamo definire un po' un coordinamento dall'alto. Invece ci sono coordinamenti funzionali molto più democratici, faccio per dire, che sono i tavoli di coordinamento, in cui ogni responsabile di ciascun museo coinvolto fa parte di un gruppo di lavoro che decide, per esempio, le strategie e le pratiche. Considerando il meccanismo toscano, certo. Qual è il meccanismo più nazionale del nostro? Questo funzionale o quello focale? Cioè, come è meglio l'attività? Questa è una bella domanda. In realtà c'è una questione sulla quale dobbiamo fare una riflessione insieme. Negli anni 90 sono iniziate a cambiare le competenze delle regioni e in base all'ottica della devolution sono cominciati a trasmigrare un po' di poteri dalle regioni alle province, dal punto di vista soprattutto attuativo. Poi con la riforma costituzionale del titolo V nel 2001, a tutti gli effetti le regioni sono diventate strumenti legislativi e sempre meno strumenti di gestione del territorio.
però già negli anni 90 questo processo era in atto. Se precedentemente il tema delle reti museali era un tema in capo alle regioni, da metà degli anni 90 è un tema che passa in capo alle province. Quindi generalmente in Italia da metà degli anni 90 il coordinamento funzionale è stato attuato dalle province, quindi è stato un coordinamento gestionale focale un po' dall'alto che in qualche modo ha permesso che la questione diventasse digeribile, diciamo così, o se non altro non completamente indigesta. È ovvio che adesso l'orizzonte nel quale andiamo a calare la nostra riflessione è totalmente diverso, perché non sappiamo neanche, anzi sappiamo per certo che le province non ci saranno più, almeno se il governo Letta, come io gli auguro, dovesse durare nei suoi 10 punti, nel suo decalogo ha messo l'abolizione delle province. Io premetto, non sono d'accordo, ma non per questione di bottega, non sono d'accordo perché secondo me probabilmente se dovessimo arrivare ad una riforma complessiva dell'organizzazione degli enti pubblici territoriali con una distribuzione funzionale, razionale e tecnica delle competenze, e dovessimo accorgerci che probabilmente le province non sono così necessarie, allora forse varrebbe la pena rifletterci. Ma l'abolizione di un organo costituzionale tramite un decreto o una legge dello Stato che viene messa in atto per problemi di bilancio e non perché qualcuno ha in mente una riforma della pubblica amministrazione sensata e diciamo utile a conseguire degli obiettivi specifici, mi fa sempre un po' paura. Ecco, questo secondo approccio provoca in me grandissima diffidenza, perché mi sembra più frutto della demagogia, della necessità di incassare un risultato politico più che un risultato che poi è a vantaggio della già complicatissima macchina amministrativa italiana. Però per risponderle, negli anni il coordinamento è stato fatto per lo più in Italia dalle province. A volte era un coordinamento, se vuole, molto formale, poco sostanziale. Mettevano tutti i musei all'interno di un sito web al quale davano un marchio, producevano un paio di pieghevoli, un paio di manifesti, qualche iniziativa, un paio di iniziative all'anno e fatta la rete. No, ecco, questo non è, diciamo, l'approccio, però tante volte è successo così in Italia, per cui le reti sono state più formali che sostanziali. Altre volte, come nel nostro caso, mi sono trovato un grandissimo lavoro fatto, anche il sistema museale senese, come vedremo dopo, è stato realizzato, è stato coordinato, messo in piedi e strutturato in forma di rete dall'Ufficio Cultura della provincia di Siena e da sostanzialmente l'allora assessore alla cultura, che adesso è il nostro presidente, il professor Gianni Resti, e un vostro concittadino, Antonio De Martinez, che è di Foggia e che è il direttore dell'Ufficio Cultura, responsabile dell'ufficio foggiano, ma residente a Siena, dove si è laureato e poi si è fermato, e che però è una persona veramente straordinaria e che con il professor Resti ha realizzato questo progetto già a metà degli anni 90, quindi io mi sono, diciamo, trovato ad occuparmi nella sua seconda fase. Però anche lì il coordinamento era un coordinamento amministrativo di livello, non dico superiore perché non esiste, come sapete, una gerarchia, però diciamo di scala maggiore, che era quella provinciale. Tenete poi presente che in un territorio come il nostro tutto è stato agevolato dal fatto che il colore politico è lo stesso ovunque, quindi diciamo che non che questo sia il bene, per l'amor di Dio, sto semplicemente dicendo che è più semplice, anzi credo molto nell'alternanza dialettica, perché dovrebbe favorirci noi cittadini invece che sfavorirci. Però al di là di ogni mia considerazione di carattere personale, quello che è accaduto da noi è stato anche, diciamo, facilitato dal fatto che le contrapposizioni erano contrapposizioni che poi potevano trovare una camera di compensazione legata al fatto che tutte le amministrazioni della provincia di Siena sono state gestite, tranne un paio di liste civiche o tre negli ultimi 5 anni, dalla stessa compagine politica, quindi diciamo il Partito Comunista prima, poi
dal centro-sinistra subito dopo, e questo ha facilitato molto la presa di decisioni, diciamo, ha velocizzato molto il percorso che poi ha portato a costituire il nostro strumento. Ci sono però anche altri casi, ci sono altri casi in contesti più piccoli, se vuole, oppure in contesti civici, in cui il coordinamento, per esempio, deriva da una scelta del comune. Il comune decide di, come è successo a Bologna, per esempio, poi è successo anche a Torino, è successo anche a Venezia, come vi dicevo prima. Però a Bologna non è stata costituita una fondazione di gestione, il coordinamento è stato un coordinamento funzionale messo in atto dal comune, ha portato alla realizzazione di alcuni strumenti, tra cui un biglietto unico, delle iniziative concertate in modo un po' più strutturato, per cui diciamo c'è stato un sistema più soft, meno formalizzato, ma che è stato il punto di partenza per poi andare a capire, loro penso che stiano riflettendo proprio in questi mesi, no? su che cosa dovrebbe diventare, ma anche a capire che se questa cosa poi cresce può essere effettivamente molto molto utile alla gestione. In altri casi invece, che non sono stati moltissimi in Italia, i coordinamenti sono nati anche dalla concertazione dal basso. Nel caso di territori omogenei, che potevano magari contare su una struttura particolarmente importante e su strutture minori che non riuscivano, no, a ingranare, non riuscivano ad essere sufficientemente attrattive per in qualche modo vedersi remunerare i costi che andavano generando. E il problema dell'utilità sociale, come dice la definizione di museo dell'ICOM, è un'istituzione permanente a servizio della società e per il suo sviluppo, e non a servizio del conservatore, quindi o del personale del museo. Il tema è che molti musei a volte non hanno neanche quell'organico, quella dotazione di personale sufficiente da garantirli nel tempo, e a volte hanno delle collezioni importanti, hanno, diciamo, delle raccolte degne di nota. Quindi creare delle dinamiche attraverso le quali il museo maggiore può erogare servizi o tenere in vita o avere anche una convenienza dal poter contare su altri musei più piccoli, ma che migliorano e aumentano la sua offerta, è qualcosa che effettivamente ha portato condividere la necessità di generare un coordinamento che potesse portare alla gestione di un sistema. Però la casistica maggiore, come si diceva, è quella di ordine amministrativo. Per noi è stata la provincia, per alcuni è stato il comune, per i musei civici, in alcuni casi è stato magari il comune più grande all'interno di un'unione dei comuni, all'interno di un'ex comunità montana, no? Che ha portato gli altri ad aggregarsi attorno alla struttura ritenuta, diciamo, maggiore per dimensione o per importanza. Ecco perché poi si crea una forte interdipendenza fra le componenti, perché è evidente che a seconda del tipo di coordinamento ognuno avrà un ruolo che sarà X o Y a seconda del tipo di coordinamento stesso. Nel caso delle reti provinciali, se gestite in economia, il coordinamento di solito è effettuato direttamente dall'ufficio cultura. Tenete anche presente che stiamo parlando di soggetti di secondo livello. Non, diciamo che le reti non sono da confondere con degli enti gestori, sono degli enti di coordinamento che permettono di fare delle cose insieme, ma che poi è difficile che si trasformino nello strumento di gestione di ogni singolo museo. Ok? Sono delle cabine di regia che permettono di creare condizioni per facilitare la gestione dei musei, magari per trovare un soggetto che permetta una gestione integrata di tutti i componenti della rete, come è stato nel nostro caso degli ultimi mesi che condivideremo poi insieme, ma non sono da confondere con un ente gestore. Per cui nella testa anche degli amministratori non è sempre facile far capire a che cosa servono. Adesso non voglio essere caustico o poco educato, però mediamente, visto che siamo in streaming, se non ci fosse lo streaming sarei anche più esplicito,
mediamente l'assessorato alla cultura non capita proprio al personaggio politicamente più forte all'interno dell'amministrazione, salvo rari casi, salvo casi di amministrazioni particolarmente sensibili o che hanno dotazioni patrimoniali particolarmente importanti in cui si capisce che il valore del patrimonio può essere determinante poi anche per lo sviluppo, e non sono molti, cioè sarebbero moltissimi, ma non sono così percepiti nella loro capacità strategica. L'assessore alla cultura di solito è un po', diciamo, forse lo sport è più importante della cultura a volte. Ecco. Sì, diciamo, le varie ed eventuali, ecco. In un paese come l'Italia, invece, che ha fortissima vocazione, no? Culturale, in cui lo sviluppo non credo che nel prossimo futuro sarà legato al manifatturiero, ecco, sarà più legato probabilmente alla capacità di rendere pulsante un patrimonio che è quello che dovrebbe fare poi la differenza. È curioso, nel mondo dell'impresa, da 7-8 anni, diciamo da metà degli anni 80 e poi soprattutto da metà dei 90, si parla di knowledge management, cioè si parla sempre più di gestione della conoscenza aziendale. Quindi la differenza nella competitività del mondo dell'impresa non si fa tanto dalla capacità di porre nel mercato un prodotto migliore, ma sta nella capacità di poter mettere a pieno frutto le competenze di tutti coloro che compongono l'impresa. Quindi gli asset intangibili diventano particolarmente importanti e particolarmente determinanti nella definizione di un'azienda intelligente, knowledge intensive si dice, che sappia utilizzare la conoscenza aziendale per conseguire risultati maggiori di una stessa azienda che quella conoscenza magari ce l'ha lo stesso ma che non è in grado di portarla a frutto. Allora immaginatevi in un mondo in cui la competitività si basa sulla capacità di mettere a frutto le conoscenze di coloro che lavorano all'interno di un'impresa e le conoscenze collettive dell'impresa ovviamente, tramite la strutturazione di database, tramite la capacità di poter utilizzare al meglio, di mettere a disposizione al meglio le conoscenze dei singoli a tutti, no? A tutti coloro che nell'impresa lavorano. Figuratevi, se l'impresa ragiona così, noi nell'ambito dei beni culturali, pensate quante potenzialità potremmo avere, no? Dal punto di vista della capacità di sensibilizzare il paese ad attivare contenuti o alla capacità di riattivare i contenuti dei quali siamo depositati. Ma questo lo vedremo poi nel dettaglio, abbiamo lavorato ad un progetto che spero qualche esito lo possa avere. Però dicevo, diventa assolutamente essenziale per noi riuscire a capire che siamo industria di produzione della conoscenza, siamo soggetti che possono essere in grado di dare un contributo effettivo allo sviluppo anche economico nei nostri territori, perché le nostre caratteristiche sono tali da poter attivare delle capacità che in altri luoghi non sarebbero così scontate, insomma. Le reti, se attivate sui sistemi, possono concretamente portare ad avere dei risultati con tutte le complessità del caso in un quadro complessivo che ci lega indissolubilmente alla gestione della cosa pubblica, sapendo quanto è complesso farlo in Italia, nonostante come nel nostro caso poi si possa essere degli strumenti e si possa poter avere a disposizione degli strumenti di diritto privato, ma non è così ovvio. Scendendo un pochino più nel concreto, che cosa permettono di fare i sistemi se organizzati in rete? Innanzitutto permettono di migliorare la qualità. Perché? Perché evidentemente il primo dato sta nella capacità, e lo vedete anche dopo, di mettere a frutto l'interscambio di informazioni e di competenze. Se io sono un museo più grande e ho strutturato al mio interno, per esempio, i servizi educativi, ho competenze per la definizione dei servizi educativi e il museo più piccolo non ha questa possibilità, io posso erogare un servizio educativo anche in favore del museo più piccolo. Oppure insieme possiamo decidere di mettere in atto un bando per l'acquisto sul mercato o per la terzializzazione attraverso la concessione dei servizi del servizio di attività educativa, che magari da solo, se sono piccolo,
non posso assolutamente permettermi, perché magari non ho neanche le competenze per farlo quel bando, e non, magari non trovo nessuno, perché A, non ho le risorse per poter pagare qualcuno che faccia l'attività educativa da me, B, sono poco attrattivo se mi metto sul mercato, perché non posso garantire condizioni economiche favorevoli a chi viene a suo rischio di impresa a svolgere un'attività presso di me. Quindi di fatto la rete crea quella economicità super aziendale, si chiama in termini tecnici, quindi quelle dimensioni tali che possono rendere appetibile anche per il mercato, anche per l'utente, la realizzazione e la promozione di servizi più qualificati oppure nuovi servizi. Quindi l'obiettivo primo è lato utente, oltre che lato museo, cioè le reti sono strumenti di gestione che a livello aziendale dovrebbero assicurare standard più alti, nuovi l'accensione di nuovi servizi e una più forte capacità di raggiungere il pubblico, una più forte capacità coinvolgere l'utenza e quindi di rendere immediatamente un vantaggio in quello che si fa dal lato dell'utente. Vedete, a mio modesto modo di vedere, il patrimonio culturale italiano negli ultimi, diciamo, 50 anni sconta un gap che è dato da un atteggiamento sbagliato da parte nostra, da parte degli operatori. Troppo spesso abbiamo considerato al centro della nostra attività l'oggetto che il museo conservava, cioè troppo spesso ci siamo in qualche modo concentrati solo o eccessivamente o quasi esclusivamente sul patrimonio, e invece concentrarci un po' di più sul visitatore, pensando che fosse effettivamente poi il beneficiario di quel patrimonio, ci fa cambiare le nostre organizzazioni da organizzazioni di conservazione a organizzazioni invece di servizi a vantaggio del legittimo proprietario di quei beni, perché non dobbiamo dimenticarci che nei musei pubblici stiamo gestendo patrimonio pubblico e quindi di proprietà collettiva. Io mi spingerei a dire che stiamo gestendo dei beni comuni, visto che va, è tornato anche questo concetto abbastanza di moda, ma è un concetto importante, no? Allora, se stiamo gestendo dei beni comuni, lo stiamo facendo a vantaggio del legittimo proprietario, e perché siano elementi che possono aiutarci ad innalzare, a dare un contributo all'innalzamento a livello di culturalizzazione diffusa, no? Quindi, come dice la definizione di ICOM, a servizio della società e per il suo sviluppo. Ecco, se cominciamo a ragionare nell'ottica che quello che facciamo deve essere a servizio della società e per il suo sviluppo e quindi deve essere innanzitutto a servizio dell'utenza, allora iniziamo a immaginare il nostro patrimonio in termini di fruizione e in termini di capacità di trasposizione sulla scorta dell'erogazione di servizi volti alla fruizione, in un percorso che permette da un lato di dematerializzarlo, cioè di passare dal contenitore ai contenuti, e dall'altro a contenuti che vanno trasferiti, e a le strategie e poi concretamente le attività che possono consentire effettivamente questo trasferimento. Quindi vedete in questo primo punto quante cose ci sono, volendo, no? Sono cose che sono nell'ambito della performance, nell'ambito proprio dell'ampliamento del servizio, e dall'altro lato nel collegamento, che spesso non è così scontato, fra la nostra attività e quelli che sono i reali beneficiari del nostro lavoro. È ovvio che i sistemi permettono anche di condividere e razionalizzare le risorse, perché permettono di fare una sorta di cassa comune, che poi è sempre più virtuale che reale, evidentemente su questo no, non ci sono dubbi, perché di solito è sempre più facile mettere a sistema i costi che mettere a sistema invece, diciamo, quello che ha un segno più all'interno del nostro bilancio. Però è evidente che se io so, in questi casi 1 più 1 più 1 non fa 3 ma fa 5, perché quello che mettiamo insieme può produrre evidentemente un moltiplicatore più alto,
e perché può permettere di riuscire a conseguire dei risultati la cui scala è sicuramente maggiore. Uno dei casi più classici uno degli esempi classici in questo che mi piace fare quando parlo di queste cose è quello della pagina di pubblicità. È evidente che un singolo museo non può permettersi una pagina di pubblicità, ammesso che sia ancora sostenibile, ammesso che serva a qualcosa, ma è semplicemente un esempio didattico, per cui prendetelo per quello che vale. Sul Corriere della Sera, no? Il singolo museo può spendere una cifra così importante? Sicuramente no. Però se io ho 15 musei, 18 musei che possono andare sulla stessa pagina, allora la cosa diventa possibile, perché il costo sarà ripartito fra tutti coloro che ne beneficeranno. Non andrò a vendere o a promuovere un solo soggetto, ma una scala ben più ampia un numero maggiore di soggetti, che possono anche addirittura giustificare, no, che qualcuno da fuori possa essere interessato magari non solo al singolo, ma avere un'esperienza di territorio che li comprenda tutti. Ecco, questo è un tipico vantaggio e la tipica economia di scala che può essere generata attraverso una razionalizzazione o la condivisione delle risorse. Tenete sempre presente una cosa: quando io mi riferisco alle risorse, non mi riferisco solo alle risorse economiche, ma mi riferisco alle tre risorse del museo, che sono le risorse ovviamente di ordine economico e finanziario, le risorse umane, che se stiamo pensando ai nostri musei nell'ambito del knowledge, quindi della gestione della conoscenza, sono imprescindibili, e il terzo lato è evidentemente quello delle risorse patrimoniali. Non dimentichiamoci, mi riferisco a voi, a colleghi, alla radice latina della parola patrimonio, okay? Quindi stiamo parlando di ciò che abbiamo ricevuto in eredità dalle generazioni precedenti e che abbiamo il dovere di trasmettere alle successive, ma non solo ben restaurati, integri, ma soprattutto trasmettendo anche contenuti dei quali questi oggetti sono portatori. E quindi, insomma, parlando di patrimonio, dobbiamo sempre tenere presente questi tre temi, di risorse questi tre temi. Quindi razionalizzare le risorse significa dare anche una potenzialità diversa, per esempio, alle nostre raccolte. Un museo può conservare alcuni oggetti, altri musei possono conservare altri oggetti della stessa tipologia, e quindi può essere anche interessante capire come riuscire a mettere le cose insieme perché possono diventare ancora più interessanti e attrattivi. E poi io credo, è un ambito non così approfondito, ma sul quale noi stiamo lavorando tantissimo, credo fortissimamente nelle competenze incrociate. Cioè credo fortissimamente in un approccio interdisciplinare o metadisciplinare che la museologia ci permette. Troppo spesso consideriamo i musei come luoghi nelle quali vengono applicate delle professionalità diciamo eccentriche rispetto a quella che dovrebbe essere la professionalità invece più specifica del museologo. Il museologo è una cosa molto specifica, molto precisa e difficilmente sostituibile con altre professionalità. Cioè il museologo non è un ricercatore universitario che non lavora in università ma lavora nel suo ufficio all'interno del museo. È qualcuno la cui attività è volta alla condivisione del patrimonio attraverso un istituto che permette una esperienza fisica, di relazione fisica con quell'oggetto lì, no? O con quello che racconta. Quindi lavorare nella condivisione delle risorse nei musei territoriali significa parlare di risorse che a volte sono molto diverse l'una dall'altra, ma che raccontano la storia di quel territorio lì da punti di vista diversi. Per cui dobbiamo anche un po' abituarci all'idea che sarebbe fantastico se un archeologo lavorasse con uno storico dell'arte, con un diciamo, esperto di musei di beni scientifici e con un antropologo, perché insieme hanno la possibilità di raccontare una storia forse più interessante, forse più completa, del territorio del quale si occupa il museo nel quale sono chiamati a prestare il loro servizio. Quindi non è solo l'idea di raccontare attraverso i musei il percorso della Daunia, adesso ovviamente invento, o del gotico senese, o della pittura su tavola fra 200 e 300, ma è l'idea stessa di raccontare i saperi, i saper fare di un certo territorio da diversi punti di vista.
Vi faccio un esempio per dirvi che cosa è in testa. Noi possiamo lavorare sul Duomo di Siena a partire dalle sue caratteristiche della storia dell'arte e della storia dell'architettura. Ovviamente è la prima cosa che ci viene in mente ed è anche la cosa più entusiasmante. Però attenzione, il Duomo di Siena è fatto di una serie di marmi e nel Museo dell'Accademia dei Fisiocritici abbiamo una bellissima marmoteca realizzata tra fine 7 e primo 800 che racconta tutti i marmi del Duomo di Siena. E non solo racconta i marmi del Duomo di Siena, ma racconta le cave dai quali quei marmi provengono, e grazie a una serie di esperti è stato possibile ricollegare le cave ai luoghi dove ancora oggi si cava quel materiale lì. Quindi pensate, dal Duomo di Siena noi possiamo lavorare con il Dipartimento di Scienza della Terra dell'Università di Siena e il Museo di Scienza della Terra, oltre che il Museo dell'Accademia dei Fisiocritici, quindi sono già tre, per ricontestualizzare a livello territoriale la fonte che ha permesso poi la realizzazione di quell'oggetto che è stato oggetto di studio, scusatemi il bisticcio, dello storico dell'arte e dello storico dell'architettura. Allora a quel punto io ho un percorso che è ambientale, ho un percorso che è naturalistico, ho un percorso che ha un approccio culturologico a 360 gradi che poi arriva ad essere storico-artistico, che arriva a mettere in atto la storia dell'architettura, ma anche la storia del saper fare dal punto di vista della trasformazione di quel materiale che da cavato diventa poi opera d'arte. Sicuramente oggi ci sono ancora gli artigiani che sono in grado di utilizzare gli strumenti o di raccontarvi la storia delle tecniche che sono state utilizzate per la trasformazione di quel materiale in un oggetto d'arte o in un elemento decorativo, o semplicemente in una porzione funzionale legata alla funzione dell'edificio del quale ci stiamo occupando. Quindi riuscire a immaginare il nostro patrimonio come qualche cosa che supera gli steccati disciplinari è veramente uno dei modi più interessanti, a mio modo di vedere, per concepire una gestione di rete in cui non si temono le competenze altrui, ma in cui le competenze altrui diventano l'asset distintivo che poi concretamente ci permette di arrivare a fare la differenza. Ovvio che poi da questo punto di vista diventa assolutamente, come si diceva prima, importante garantire degli standard, perché a quel punto non siamo più il singolo museo che fa parte di un sistema, ma diventiamo un sistema museale. E quindi è di fondamentale importanza che gli standard siano garantiti nello stesso modo in ciascun punto che compone il sistema, perché poi non possiamo permetterci di avere un museo che funziona benissimo e un museo che non funziona, non possiamo avere un servizio di bookshop in un punto e non averlo in un altro, non possiamo avere un museo senza guida e poi un museo che invece ha l'Enciclopedia Britannica in 12 volumi sulla sua storia. Ecco, è assolutamente fondamentale assicurare, come vedete al punto 3, prestazioni e servizi, non dico omogenei, ma almeno analoghi in tutti i punti che compongono il sistema, sia per qualità che per tipologia. Perché? Perché l'obiettivo è quello che poi da un certo momento in poi la crescita sia una crescita collettiva, non sia una crescita asimmetrica, non ci siano due o tre o quattro velocità all'interno del sistema. Perché? Perché il punto del sistema che non funziona, che non produce qualità, affossa anche quello che produce qualità nel momento in cui l'esperienza diventa un'esperienza collettiva e condivisa. E qui scatta il tema. L'obiettivo del sistema paradossalmente diventa il territorio. Cioè ci si mette in una scala che è completamente diversa rispetto a quella che abitualmente noi siamo usi a considerare. E ci viene chiesto anche di fare uno sforzo, devo dire professionalmente e personalmente, fortissimo, perché dobbiamo passare dall'oggetto al visitatore, dal definire una finalità complessiva di utilità sociale del museo complessivamente grazie alle attività che poi concretamente riesce, ai servizi che concretamente riesce a derogare all'utenza, e quindi a quel punto ad essere anche soggetto a una misurazione della sua capacità, quindi a rendersi trasparente, a rendersi evidentemente
performativo, e poi dobbiamo farlo in un'ottica che è quella allargata alla rete territoriale, nella quale quello che faranno in tal senso gli altri determinerà anche il mio livello di qualità, per conseguire un obiettivo che non è più della singola azienda, museo A o museo B, ma è complessivo, è di territorio, quindi che ha un impatto, no, nella capacità di interpretare il territorio stesso attraverso il museo in modo nuovo, andando a definire il museo come un'antenna territoriale che si rimanda una frequenza, si rimanda un segnale che definisce una tramatura di relazioni che poi ovviamente nella nostra logica ICOM coinvolgerà magari le biblioteche, gli archivi, in una logica MAB, no? In una logica musei, archivi, biblioteche, magari anche tutti gli istituti del patrimonio che sono dislocati nel territorio, in un'alleanza complessiva, che è un'alleanza evidentemente a servizio dell'utenza, a servizio della condivisione dei contenuti, volta a innalzare il livello di culturalizzazione diffusa, ma soprattutto anche volta, e questo secondo me è uno degli obiettivi più importanti in una crisi tremenda come oggi, allo sviluppo delle comunità. E quindi volta a restituire il patrimonio ai cittadini perché possano avvantaggiarsene, cioè che possano utilizzarlo per contestualizzare quello che è già l'oggetto della loro attività abituale. E lì poi parleremo nel pomeriggio di quello che stiamo cercando di fare, per esempio per costruire delle cabine di regia con l'impresa, perché l'impresa non può, tra virgolette, utilizzare i contenuti del patrimonio per determinare degli orizzonti di prodotto o di servizio che siano diversi rispetto a quelli del vicino, no? Ma questo lo vedremo sicuramente dopo. Quindi un'idea di standard omogenei, un'idea di standard sia in termini di performance del servizio, ma che di tipologia dei servizi attivati, diventa assolutamente essenziale. Della capacità di interscambio di dati, informazioni e materiali abbiamo già parlato quando abbiamo parlato della condivisione delle risorse. È ovvio che la condivisione delle risorse non è solo un volemose bene, ma deve poi tradursi concretamente in azioni e in attività. Ma ancora una volta portare vantaggio al territorio. Vedete che il punto 4 si chiude con promozioni di itinerari museali, cioè l'idea di avere la capacità di confezionare poi un'offerta che sia un'offerta concretamente diffusa, che sia un'offerta che porti un vantaggio nella capacità di condividere qualche cosa che va un pochino più in là, che cambia scala. Perché? Perché l'obiettivo, ancora una volta, e al quinto punto è esplicitato in modo definitivo, non è solo avere un museo migliore, ma un museo migliore che sappia portare un vantaggio complessivo nella valorizzazione della casa comune, del territorio, che guarda caso ci fa tornare al nostro punto di partenza, è ciò che ha determinato il museo. Perché noi diventiamo dei luoghi che permettono di interpretare ciò che conservano, ma anche, se vogliamo, i contesti da dove questa roba proviene. Che secondo me oggi è l'aspetto più affascinante, anche perché abbiamo la tecnologia che ci dà una mano, abbiamo la possibilità di ricontestualizzare quello di cui ci occupiamo, penso all'archeologia perché è il caso più semplice, e penso al fatto che quando parliamo di archeologia parliamo per lo più di cultura materiale, e in pochissimi casi parliamo di elementi che hanno un valore artistico in sé, no? O che hanno un valore, diciamo, estetico che travalica dal valore d'uso. Di là o conti non è che ce ne siano moltissimi, insomma, in cui l'intenzionalità nella realizzazione dell'oggetto era un'intenzionalità effettivamente estetica da parte di chi lo ha realizzato. Però diventa uno straordinario strumento che ci può permettere, anche grazie alla tecnologia, di capire come eravamo, no? E quindi di capire di ricreare dei contatti. Ci sono dei luoghi nel mondo in cui si coltiva esattamente come si coltivava qui nel V secolo, quindi diventano anche poi degli strumenti straordinari anche di intercultura, se vengono utilizzati con consapevolezza, no, questi elementi. Oppure penso al patrimonio storico-artistico, quando abbiamo oggi la possibilità di ricollocare quella palla d'altare esattamente sull'altare dal quale proveniva. Non lo possiamo fare fisicamente magari per esigenze conservative, ma lo possiamo fare grazie all'utilizzo delle tecnologie, grazie alla georeferenziazione, grazie alla realtà virtuale. Abbiamo anche la possibilità di rivedere dei contesti che ci permettono di ridare vita e funzione a un patrimonio che a casa nostra evidentemente è defunzionalizzato, perché
una pala d'altare non era stata fatta per il suo godimento, per il solo ed esclusivamente per il godimento estetico, ma aveva la funzione di avvicinarci al divino e quindi era un tramite per la preghiera sostanzialmente. Quindi, ma questo a volte un po' lo diamo per scontato. Ci sono anche un sacco di limiti. Io qui ve li ho riassunti nelle categorie più evidenti. Il primo limite stava un po' a margine delle cose che vi dicevo prima. Tipicamente sono strutture che vengono decise dall'alto. Quindi solo in percentuale minima ci sono reti che nascono da un desiderio di aggregazione comune per riuscire a conseguire dei risultati migliori. Nella stragrande maggioranza dei casi sono incentivate, determinate, perseguite fino alla costituzione da un'amministrazione di riferimento e quindi sono strutture di fatto calate dall'alto. E questo è un limite, perché spesso se il percorso non è poi concretamente condiviso, come sempre accade, provoca anticorpi. Perché? Perché viene vissuto come un corpo estraneo, come qualcosa magari del quale non si capisce effettivamente il vantaggio, non si percepisce effettivamente qual è la differenza che può fare, e quindi se non sono effettivamente condivise grazie ad un percorso che sistematicamente porta allo strumento a diventare uno strumento percepito come qualcosa di utile, e poi effettivamente come qualcosa di utile non solo nella percezione che se ne ha ma nei risultati che concretamente è in grado di produrre, rischia di essere solo formale e poco sostanziale e poco condiviso, quindi di conseguenza. L'altro tema è quello che nella realizzazione di una rete o nella conduzione di una rete si utilizzi solo l'approccio quello tecnico, no? Quello degli addetti ai lavori, e quindi che ci si concentri solo sui risultati che le strutture possono avere e poco sui risultati che effettivamente l'utenza deve avere da questo tipo di servizio, da questo tipo di organizzazione. Quindi che ci si preoccupi solo della visibilità che abbia il museo A piuttosto che il museo B, tutte quelle cose che vengono pesate con il bilancino, o della visibilità che ha il funzionario A piuttosto che il funzionario B. Invece, insomma, l'approccio tecnico è un approccio che può essere effettivamente un limite se non viene calato sul risultato ultimo, che è quello del vantaggio che ne ha il territorio, nel vantaggio che ne ha l'utente. Terza cosa è il rischio di autoreferenzialità, il rischio che si mette in piedi la rete migliore del mondo, ma che in qualche modo produce risultati solo per coloro che la compongono, anche le amministrazioni che la compongono, che quindi venga utilizzata come uno strumento più, diciamo, di captatio benevolenza a livello politico, in cui si dice: ah, ma da soli non siamo stati in grado, ma guardate che bravi siamo stati con la rete, a fare una rete che ci ha permesso di realizzare un buon obiettivo. In realtà il punto, ancora una volta, è che se non ci si misura rispetto alla vera penetrazione di quello che si fa nei confronti del cittadino, anche qui rimane un bel gioco, ma un gioco che rischia di non essere sostenibile e spesso che rischia di non avere alcun legame con il territorio, che è l'altro tema paradossale, ma a volte è così. Nel momento in cui la rete rimane solo un sito internet, un logo, un marchio comune, una collana editoriale, un'immagine coordinata collettiva e qualche brochure, qualche pieghevole nell'ufficio turistico, è evidente che non ha legami col territorio, perché non è un progetto di territorio. Avere legami con il territorio significa coinvolgere il terzo settore, coinvolgere i cittadini, significa andare ad ascoltare quello che vogliono le categorie e come i musei possono essergli utili e come il patrimonio culturale può diventare un asset strategico all'interno della catena del valore dell'azienda, per esempio, o della società civile. Come può essere un interlocutore quotidiano, no?
Ecco che cosa vuol dire avere poi concretamente legami con il territorio. Come può diventare effettivamente, perché il singolo difficilmente riesce ad adempiere a questo compito o non sempre riesce a farlo se non sul suo, diciamo, ambito d'azione più contingente, ecco, come può esserlo invece in un ambito ben più allargato. Oggi uno dei driver, quindi uno dei punti essenziali per lo sviluppo presente e futuro è la partecipazione, lo abbiamo visto a tutti i livelli, lo abbiamo visto in tutti gli ambiti. Partecipazione, attenzione, che non deve essere però banalizzazione, che non deve essere consegnare gli strumenti tipici di chi ha professionalità esperte al fatto che se un liceo classico può occuparsi di cultura, ecco, non è così. Il nostro mestiere è un mestiere specialistico esattamente come quello dell'ingegnere, dell'architetto, dell'avvocato. Abbiamo degli strumenti e gli strumenti servono a fare delle cose in modo tecnico, però è assolutamente essenziale che questi strumenti poi siano evidentemente a vantaggio di tutti. Ci sono domande, richieste di precisazione? Avete qualche dubbio? Avete qualche esperienza che volete condividere in questo senso? Che mi farebbe piacere anche sapere se avete. Prendendo il discorso che stavi facendo prima, cioè sulla definizione di museo, no? In effetti il discorso, uno degli elementi cardini è proprio il discorso di riportarlo verso la finalità, che è quella di studio, di educazione e di diletto, no? Perché secondo me questo è un passaggio molto importante anche per la riorganizzazione del museo, dal punto di vista della valorizzazione delle risorse umane all'interno, e qui mi ricollego anche al discorso che facevi tu sull'approccio interdisciplinare. Cioè, forse in un'ottica di rete, allora lì si può portare avanti un discorso anche di avere professionalità di diverso ambito, ognuna delle quali può dare un contributo veramente importante, anche perché a volte ci si concentra solo su un discorso di cosa dobbiamo comunicare, trasmettere, quindi dal punto di vista della fruizione, ma non si affronta mai il discorso relativo al come e al chi. Ma anche forse parlo anche da un punto di vista più educativo, perché anche al perché, sai? Al perché, questo è proprio, sì, assolutamente. Perché è una domanda interessante. Quindi sì, magari uno ha all'interno l'archeologo o l'esperto di storia naturale o di scienze in genere, però poi ci dobbiamo anche chiedere, è necessario avere un esperto di comunicazione, visto che si parla di museo come esperienza, museo come interpretazione, quindi tutto il discorso anche delle teorie educative che ci sono dietro, se parliamo di interpretazione, di comprensione critica del messaggio che il museo potenzialmente è in grado di trasferire, sicuramente l'ambito educativo deve essere anche valorizzato attraverso una figura professionale che possa in un certo senso coordinare anche il messaggio che noi vogliamo veicolare. E quindi io penso che veramente sia importante avere una molteplicità di figure professionali che vanno dagli specialisti non solo di un determinato settore o ambito, ma anche della comunicazione, del processo educativo, se vogliamo arrivare a concepire il museo non più come tempio della conservazione, ma bensì come un'officina finalizzata anche a un discorso educativo e quindi come ambiente di apprendimento. Ma guarda, quello che dici è interessante, perché pone, cioè, per me la conservazione è la condizione sine qua non, nel senso che non mi posso neanche immaginare un istituto che non svolge un'attività di conservazione, cioè è la precondizione stessa del patrimonio. Però come ogni precondizione è ciò che determina poi la possibilità di fare dell'altro, cioè è il punto di partenza per poi svolgere l'attività del museo, che non è un istituto di conservazione esclusivamente di conservazione, altrimenti sarebbe un deposito organizzato, ma è quel luogo di interpretazione che ci permette di trasferire le informazioni associate a ciò che conserva e a farle diventare contenuti, possibilità, visioni. Quanto si parla ultimamente di storytelling, no? Questa parola inglese che è diventata stradimoda. Quanto abbiamo trasformato le nostre vite con i social media in storytelling? Quotidianamente raccontiamo chi siamo, le foto, gli amici, i fidanzati, i figli,
e dove siamo andati in vacanza, cosa abbiamo mangiato la sera prima. Cioè, stiamo dando di fatto anche una sorta di drammaturgia, a volte molto romanzata, della nostra vita quotidiana. Cioè, abbiamo ormai un approccio alla narrazione, chiamiamola così, usiamo un termine italiano, che si riflette sulla nostra quotidianità e che ha abituato le persone a ragionare in modo diverso. Certo che qualcuno si lamenta perché scriviamo sgrammaticato, ma nell'ambito dei social media, però scriviamo molto di più, e che non è detto che sia un bene in sé, però che ci siamo riabituati alla forma della narrazione, e questo secondo me è importante. Siamo abituati a comunicare, cosa che prima non era così scontato, anzi. Adesso non sto dicendo, non ne do una valutazione bene o male, non spetta a me, semplicemente faccio constato un dato di fatto. Quindi quello che dicevi mi convince da due punti di vista, però vorrei riportarvi un attimo indietro. Io un po' polemicamente, anche rispetto ai miei colleghi all'interno di ICOM, tendo a concentrarmi molto di più sulla prima parte della definizione che sull'ultima, che è tanto di moda, no? Studio, educazione, diletto, wow. Però guardiamo, non a caso la prima frase dice: il museo è un'istituzione permanente, non a fini di lucro, a servizio della società e per lo sviluppo della società. Cioè, questo secondo me è il vero punto della questione. Su come lo fa, cioè sulle frasi successive, certo, sono le tecniche, no? Certo che lo deve fare cercando di non sacrificare l'attività di studio, ma neanche tralasciando l'attività educativa e neanche pensando ad una monade chiusa in se stessa, ma pensando che sia un luogo nel quale ci si possa andare anche semplicemente per il piacere di farlo, e non con le cuffie e il pulsante, quindi con quella sindrome da performance che ha chi deve sapere la lezione perché sennò si sente ignorante. Ma pensandola nel suo insieme, quindi nelle sue precondizioni, facendo un passo indietro e pensandola come qualcosa che è importante all'interno della società, se è a servizio della società e quindi se ha un ruolo sociale, e beh, allora quello che dicevi è sostanzialmente calato sul perché. Perché il perché non è perché non sta secondo me nelle finalità di studio educativa e di diletto, ma sta perché io sono a servizio della società per il suo sviluppo e quindi devo piegare le mie attività di studio, le mie attività educative e di diletto in funzione del mio primo obiettivo, che è quello di non essere in funzione della comunità, esclusivamente della comunità scientifica nella quale sono calato perché devo pubblicare ogni 6 mesi per avere bibliografia, no? Perché quello si fa all'università, ma è quello di capire come la mia capacità di studio possa poi rilevarsi e rivelarsi, no? Complessivamente utile alla comunità nel suo insieme, e pensandola a una cipolla, cioè pensando che la comunità è come il bosco. A me piacciono un sacco i termini, quelli che all'elementare ci dicevano un nome composito, no? Il bosco è fatto come la società di tantissime piante. Ci sono gli alberi, ma ci sono anche i sottobosco, ci sono anche i fiorellini, ci sono anche i muschi, ci sono anche i licheni, ci sono i funghi e ci sono i tuberi. Quindi è fatta di una complessità sulla quale dobbiamo ragionare, perché nel momento in cui ci riferiamo alla comunità nel suo insieme, non solo abbiamo il dovere, e quello che dici mi convince tantissimo, di mettere insieme saperi diversi all'interno dello stesso istituto, perché lo storico dell'arte secondo me è un'arma spuntata senza l'educatore, cioè o senza colui che mi aiuta a tradurre i contenuti in strategie di comunicazione evolute che possono poi essere percepite, ma non dal pubblico, perché anche quello è un nome composito oltre che composto, ma da tutte le fasce di pubblico al quale io posso ambire di comunicare, ognuna con i codici specifici di quel segmento di target o di fascia di pubblico, perché i ragazzi non sono tutti uguali, no? Anche il segmento il gruppo ragazzi ha dei segmenti che poi sono dei segmenti legati all'età, ma anche legati a quello che fanno. E quindi è proprio da lì, cioè
dalla nostra capacità professionale di lavorare all'interno di un istituto che, se è sufficientemente grande, a volte no, mette insieme competenze diverse all'interno di un gruppo di lavoro o prova a farlo. Chiaramente me lo calo nella realtà in cui viviamo. Certo. Il problema dei musei, allora, come musei cittadini, allora diciamo che un discorso esiste già, in fondo un sistema museale civico all'interno dei musei comunali, delle strutture comunali. Però se io penso e mi allargo all'immediata provincia, all'immediato distretto intorno a Foggia, cioè le competenze, proprio quelle non ci sono. Cioè noi risultiamo, come diciamo, Museo Civico di Foggia, l'unico, almeno in una parte della, che in fondo sono due i musei che hanno una direzione scientifica nella provincia di Foggia. Quindi insomma, quando vai a farti la rete museale è chiaro che non metti insieme delle competenze, anzi forse con la tua competenza, con quelle che puoi recuperare ovviamente mettendosi insieme, vai ad aiutare tra virgolette gli altri, perché insomma le realtà sono abbastanza, pur essendoci musei anche interessanti, certo non con quei livelli qualitativi di certi luoghi d'Italia, però come espressione del territorio ce ne sono. E lì il problema è proprio che non riescono a stare aperti, che non hanno delle competenze, quindi il discorso diventa anche più complicato, o se lo vedi da un altro punto di vista è più facile perché puoi partire proprio dalla base. Però dico, gli appunti che io prendo per cercare di rafforzare, diciamo, in me l'idea di dar vita a una rete, anche perché ne abbiamo parlato all'interno dell'ICOM, in prospettiva la regione ci chiederà di fare rete, e sarà proprio questo, mettiamo tanti poveri, tanti insieme. No, è una scommessa ulteriore, quindi non è un discorso di mettere insieme le competenze, è creare proprio quasi dal basso, ecco, che non sia solo un luogo in cui ci sono degli oggetti e che ogni tanto è aperto. Siamo un po' lontani dall'idea di museo. Quello è un deposito organizzato sicuramente, però per competenze non intendo, cioè ci sono dei luoghi nei quali le competenze non ci sono, perché sono un po' lasciati a loro stessi, cioè un po' al prato, come si dice, no? Un po' in balia di se stessi. Però mettere insieme le competenze significa proprio poter usufruire di quelle, per un museo più piccolo, di quelle di un museo più grande, in questo senso, cioè, e poter usufruire all'interno di una rete focale in cui c'è un museo più grande che ha competenze e che può dare competenze a un museo più piccolo che non ne ha, che sta anche uno dei meccanismi della rete, secondo me importanti. Io credo che tanti poveri insieme non facciano un ricco, questo sicuro, ma tanti poveri insieme possono creare delle condizioni attraverso le quali magari siamo un po' meno poveri, o magari si riesce a realizzare un obiettivo maggiore. Tendenzialmente che cosa accade, e questo lo vedo un po' dappertutto ed è una bestia che affligge anche un po' me ultimamente, che ci si lamenta. Cioè, a volte la condizione psicologica che sia sempre colpa di qualcos'altro, spesso è vero, però è anche vero che in una specie di seduta di autocoscienza collettiva, in un gruppo di ascolto, magari ci si possono scoprire, no, degli obiettivi comuni, e magari ci si può anche trovare la forza di conseguirli insieme. Certo che il nostro mestiere non si fa se non si ha un po' di spirito di servizio. Perché, visto che non lo facciamo per il denaro, non credo nessuno di noi, io ho uno stipendio rispetto ad alcuni miei colleghi robusto, ma guadagno 2.200 euro al mese, per cui non è che stiamo parlando del manager della Fondazione Musei Senesi a 100.000 euro all'anno, ecco, no, non stiamo parlando di qualcuno che guadagna una cifra umana, ecco. Quindi non lo facciamo per arricchirci, lo facciamo perché abbiamo una vocazione, ed è una vocazione che sostanzialmente rispecchia la definizione dell'ICOM, no? Quindi credo che sia abbastanza importante, però. È un servizio, secondo me. Può non interessare gli altri, però quando io sono approdata al museo, quindi appena laureata, quindi non avevo esperienza, né all'epoca si studiava museologia, non c'era. E quindi mi sono accorta immediatamente che il museo era servizio,
E l'ho sempre detto anche ai miei collaboratori, cioè noi siamo servizio alla città, cioè più che essere ovviamente la torre d'avorio dell'epoca, però parlo di 30 anni fa quando non ancora c'era questo concetto, però se hai un minimo di sensibilità, chiamiamo così, ti rendi conto veramente delle potenzialità e del fatto che il materiale appartiene ai cittadini, è la tua missione di far sì che i cittadini se ne rendano conto, perché a volte lo dimenticano. No, è vero. Quindi diciamo questo secondo me è un primo nucleo essenziale del tema, e il tema dei servizi di rete è il tema per la corretta gestione dei servizi stessi, cioè per cominciare a immaginare i nostri servizi a servizio del territorio, quindi è un bisticcio apparente, però è la precondizione attraverso la quale possiamo poi conseguire anche qualcosa di un po' più raffinato, che è quello di cui parleremo subito dopo. Una notazione di ordine squisitamente logistico: io di solito mi fermo per stanchezza, cioè mi accascio a un certo punto e mi spengo, e di solito in preda all'entusiasmo e alla voglia di condividere faccio l'errore di non tener conto del vostro livello di stanchezza. Però siccome abbiamo iniziato verso le 10:10, io andrei avanti ancora un pochino, magari facciamo una piccola pausa verso mezzogiorno se vi va, e ricominciamo immediatamente dopo 5-6 minuti per un caffè, per un bicchier d'acqua. Allora, perché vi dicevo questo? Perché i sistemi e le reti sono una precondizione? Perché esistono poi delle evoluzioni. Una delle evoluzioni che almeno dal punto di vista della letteratura è stata tra le più di moda era quella dei distretti culturali. Distretti culturali sui quali si è scritto moltissimo ma si è fatto pochissimo, perché se è difficile fare una rete, figuratevi quanto è difficile fare un distretto. Allora, però c'è una distinzione assolutamente essenziale. Scusate se sono così pedante sulla terminologia e sulle definizioni, ma credo che siano veramente importanti. Così come rete e sistema non sono sinonimi, l'abbiamo visto insieme, il distretto è proprio un'altra cosa. E il distretto è stato spesso malinterpretato. Abbiamo visto insieme che la rete è uno strumento di gestione del sistema, ma sostanzialmente è uno strumento, chiamiamolo così, di management, cioè è uno strumento interno che ci aiuta a fare meglio le cose per poi essere un po' più adatti alla nostra funzione, che è quella di essere al servizio della società. Però è qualcosa che riguarda l'organizzazione dell'offerta museale nel suo insieme. Il distretto è un'altra cosa, è completamente diversa, perché è un'ipotesi che ci permette di collocare, di posizionare un'offerta eventualmente ben organizzata all'interno di un contesto più ampio. Quindi il sistema attraverso la rete è uno strumento di gestione, il distretto è uno strumento di sviluppo. Sono proprio due cose concettualmente molto diverse fra di loro. Anche la rete può essere un sistema di sviluppo, però è un sistema di sviluppo monocultura, no? tematico. Invece in questo caso è l'idea di utilizzarlo come uno strumento che, se ben organizzato, attraverso una serie di riflessioni che vedremo insieme, può fare la differenza per lo sviluppo del territorio nel suo insieme. Cioè può diventare una precondizione, può diventare una sorta di attrattore per costruire una nuova forma di sviluppo. È che è una roba affascinante, sicuramente. Ci sono la bibliografia su questi concetti si è sprecata. Il primo che ha iniziato a ipotizzare queste cose è stato Valentino, già nei primi anni 90. A queste riflessioni si sono aggiunte tante altre, adesso non andiamo a scomodare la bibliografia per intero, che tra l'altro vi fornirò, però diciamo che è un concetto che è stato più teorico che pratico, proprio per la difficoltà di applicare un paradigma come questo, e quindi che è stato più utile alle società di consulenza che ai cittadini fino adesso, almeno a mio modesto modo di vedere. Teoricamente che cosa potrebbe permettere
una logica di distretto in un ambito locale come quello che abbiamo considerato insieme questa mattina. Permette di integrare l'asset, chiamiamolo così, quindi strategico dei musei con una serie di altre cose. Perché se tu hai dei musei che funzionano benissimo, ma se poi il trasporto pubblico locale non funziona, il sistema della ricettività alberghiera di bassa qualità o non tiene conto della possibilità di evolversi con contenuti che possono essere contenuti a valenza culturale, se le imprese legate all'identità del territorio ma anche alla produzione di beni o servizi in qualche modo inerenti alla cultura vanno per conto loro, e se le industrie creative della conoscenza o legate alla valorizzazione dei beni materiali sono da un'altra parte ancora, pensate al fatto che di solito i rapporti fra il mondo dei musei e il mondo della formazione dell'università non è detto che siano così radicati o conseguenziali l'uno all'altro, anzi a volte si tende ad andare un po' a compartimenti stagni anche qui. Allora è evidente che questa potenzialità la sfruttiamo per una percentuale risibile, diciamo la sfruttiamo per il potenziale naturale che porta con sé, ma senza metterle a fattor comune in modo razionale e in modo utile quello che può fare sostanzialmente la differenza. Ecco perché in un territorio come quello nostro, ad alta densità di beni culturali, ad altissima densità di conoscenza e a vocazione turistica, ma anche legata all'industria delle conoscenze, all'innovazione, è quanto mai strategico mettere in circolo o cominciare a disegnare una nuova offerta a partire dall'aggregazione attorno all'offerta di pregio di tutto quello che può essere utile e di tutto quello a cui può essere utile, perché è un doppio binario. Quindi è ovvio che se attorno al comparto dei musei e attorno al comparto dei musei così come li abbiamo visti rispetto al territorio iniziamo a metterci i beni ambientali, le manifestazioni culturali, i prodotti della cultura materiale e immateriale, iniziamo a dargli un orizzonte molto diverso o comunque sicuramente un orizzonte di impatto diverso. Perché? Perché ancora una volta sono cose che possono stare insieme in modo intelligente e che possono in qualche modo riadattare i beni culturali e il patrimonio alla vita quotidiana, che non è fatta di cassetti e di compartimenti stagni. Non è che io adesso sono una cosa, poi fra 5 minuti sono un'altra. Sono quello che sono in modo olistico, complessivo, no? Ovvio che a questa, diciamo, ibridazione ulteriore, no? Già stiamo parlando di sistemi museali, già stiamo parlando di un approccio interdisciplinare, già stiamo parlando di metadisciplinarietà, quindi di individuare una categoria che le comprenda tutte per un'esperienza che è un'esperienza collettiva. In questo caso dobbiamo fare uno sforzo ulteriore, quello di fare in modo di allargare la nostra riflessione ad un contesto allargato del quale possiamo trarre beneficio e al quale possiamo dare beneficio, però anche grazie alla capacità di organizzare tutti quei processi che possono permettere di trarre vantaggio a noi e agli altri di quello che noi facciamo, che sono processi poi a volte anche, diciamo, non così semplici e che a volte un po' ci sfuggono. Però, per esempio, il tema delle infrastrutture nei territori come il vostro e come il nostro, che non sono magari territori semplicissimamente raggiungibili con facilità, è un tema essenziale nel momento in cui vogliamo rendere la nostra offerta disponibile e allargata. Noi abbiamo già un problema di organizzazione degli orari degli istituti museali. Quante volte nei musei dello stesso territorio si fa lo stesso giorno, lo stesso evento alla stessa ora? Ecco, i servizi di rete già permettono di evitare sovrapposizioni. Perché? Perché magari ci sono tre musei che fanno tre attività più o meno attorno allo stesso argomento, se ci si mette insieme diventa un'unica rassegna con lo stesso titolo e con tre eventi che hanno orari diversi e luoghi diversi, e quindi la possibilità di interessare, no, qualcuno per il valore della rassegna, non solo per il valore del microevento. E quindi
Già questo è uno sforzo che noi siamo chiamati a fare nell'ambito della gestione dei servizi di rete. In questo caso è uno sforzo ulteriore che va nell'armonizzazione degli orari, che va nell'armonizzazione degli orari però per esempio in funzione degli orari dei trasporti, perché se io per arrivare a vedere il piccolo museo nel paese X ho un autobus che parte alle 7 e un altro che parte alle 4 del pomeriggio e il museo mi chiude alle 3, è evidente che non parto alle 7 perché sono in vacanza ma vorrei partire alle 10. Adesso è un esempio stupido, banale, che vi prego di considerare per il valore didattico che ha. Però quello a cui stiamo pensando o sul quale stiamo riflettendo è un'armonizzazione poi effettiva che passa anche per strategie condivise. Pensate che cosa hanno fatto qualche anno fa a Napoli integrando il biglietto del trasporto pubblico urbano con il biglietto dei musei. Quindi tu compravi la campagna Artecard e avevi un unico strumento che ti permetteva di avere un biglietto giornaliero per tutti il trasporto, per tutto il trasporto locale, ma che ti dava anche l'accesso a tutti i musei del territorio. Ecco, strumenti di questo tipo sono strumenti progettati in una logica diciamo più ampia, una logica che ha un respiro evidentemente di carattere distrettuale e che in qualche modo inizia a pensare che i benefici, chiamiamoli tecnicamente le esternalità positive, quindi tutto il valore che il bene culturale può determinare anche in termini di indotto dal punto di vista economico, se razionalizzato con l'intelligenza attraverso strumenti puntuali e concepiti sulla scorta delle funzioni, beh, qualche vantaggio lo può dare anche a chi non si occupa strettamente di cultura, ma che attraverso la cultura può in qualche modo creare o vedersi creare delle condizioni che portano un vantaggio. Ovvio che oggi chi viaggia, io per esempio ho questa mania, ma è una mania personale, legata al nuoto. Cioè io per esempio quando viaggio devo sapere sempre se c'è una piscina, dov'è, che orari ha, quindi... E tanti come me hanno magari uno stile di vita sportivo o comunque attento alla natura, attento al tempo libero, quello che chiamano il wellness, no? Che fa tanto chic, ma sostanzialmente di quello si tratta. Quindi riuscire anche ad integrare cose che apparentemente sembrano molto lontane fra di loro, ma che lontane non sono, può fare la differenza. Noi in questo momento in provincia di Siena abbiamo in atto un progetto molto affascinante fra musei e terme. No, abbiamo messo insieme gli istituti termali. Siena è una delle province a più alta densità termale d'Italia e quindi stiamo lavorando per attuare delle campagne di servizi integrati fra visite guidate al museo, conferenze su temi legati alla salute, al benessere, al corpo, che possono andare dall'archeologia all'utilizzo delle piante officinali, e degustazioni e terme. Allora, uno dei percorsi che abbiamo individuato è il percorso dell'ulivo, ve lo dico perché è una cosa che può essere sicuramente, che magari avete già approfondito anche voi, comunque è una base comune. Allora, l'ulivo può essere interpretato nelle sue valenze, diciamo, gastronomico e legate alla cultura dell'alimentazione, legate ai saper fare dall'archeologia ad oggi, quindi no? Frangere le olive, cogliere le olive, gli strumenti per farlo, i luoghi per conservare e quant'altro, gli strumenti della professione o comunque che stanno attorno a quell'attività, ma anche il valore diciamo estetico o legato alla cultura del corpo e il valore ornamentale legato alla pianta. E in ottica interdisciplinare ci hanno permesso di fare dei percorsi con una serie di 8 conferenze in 4 musei diversi, con l'Associazione Nazionale dei Degustatori dell'Olio, che ha fatto un corso di degustazione, un esperto di cosmesi che ha raccontato le proprietà benefiche dell'olio sul corpo e così via. E poi un archeologo che ha raccontato quali erano all'interno del museo gli elementi che potevano rinviare al tema, e l'iconografia nei vasi a figure nere che raccontavano l'olio e la cultura dell'olivo, l'importanza dell'olivo nell'ambito del Mediterraneo, e chi più ne ha più ne metta. Però alcune conferenze hanno portato, no, sicuramente quello che è un esempio banale probabilmente,
ma la cosa secondo me sostanziale è che, per esempio, abbiamo fatto in modo che non tutte le conferenze fossero al museo, anzi che il museo uscisse dal museo e che prestasse, per esempio, le sue competenze in altri contesti, ad altri contesti. Allora non era per me tanto importante parlare del museo al museo, ma per me, per esempio, una delle cose che ho chiesto è che il museo venisse raccontato alle terme. Quindi, per suscitare in qualche modo una nuova domanda da parte evidentemente di un pubblico che forse non era così interessato, che magari non sapeva neanche dell'esistenza del museo stesso. Noi abbiamo un museo dell'olio a Serre di Rapolano, che è una frazione di Rapolano Terme, dove abbiamo due stazioni termali molto importanti, e quindi riuscire a mettere insieme queste due anime per noi è stato altrettanto interessante. Poi è ovvio che un altro tema essenziale è quello dei servizi ricettivi e dell'accoglienza. Perché? Perché questo genere di attività ovviamente sono necessarie al territorio, sono necessarie alla comunità locale, ma sono anche necessarie nel momento in cui si ha qualcosa da offrire nella capacità di determinare dei flussi dall'esterno, che i luoghi non immediatamente turistici, ma che possono avere valenza turistica o che possono usufruire della valenza turistica che ne hanno degli altri. Magari Foggia di per sé non è una città turistica, però è vicina al Gargano, è vicina al mare, è vicina a contesti ad alta densità turistica, e quindi facilmente può essere integrata ad un percorso. Magari Foggia ha le competenze, le persone, le conoscenze necessarie che mancano ad altri contesti, che però hanno una collocazione e una destinazione diversa, che può rafforzare la città che invece non ce l'ha, e la città all'università che magari il territorio evidentemente non sente, se non perché i cittadini del territorio vengono a studiare in questa università, ma non per molto di più di così. Quindi riuscire a creare delle dinamiche in cui però ci si sforza per definire una convenienza reciproca, cioè in cui non c'è nessuno che assiste qualcun altro, ma in cui ci sono due o più soggetti che hanno un vantaggio pratico nella definizione di strategie comuni, in cui non c'è nessuno che ci rimette in qualche modo, ma in cui la strategia e gli economisti, quelli che si occupano di management, direbbero win-win, in cui tutte e due vincono, ok? Non c'è uno che vince e uno che perde. E nell'ambito della definizione dei vantaggi da parte dei servizi ricettivi o d'accoglienza si fa un po' di fatica, questo non lo devo negare, non è semplicissimo, perché di solito chi si occupa di turismo ha un canale completamente diverso, spesso è avulso dal territorio e spesso, al di là del fatto che porta occupazione, ma è un po' anche autoreferenziale, insomma, anzi quasi a vantaggio affinché il turista rimanga nel piccolo circuito che ha costruito, perché possa determinare economicità all'interno di quel piccolo circuito e non fuori da esso. È quello che la letteratura definisce il free rider. Fare in modo che invece capisca che può avere un vantaggio ulteriore nell'integrazione della sua offerta con quello che è invece la dotazione complessiva del territorio e organizzarla, secondo me è una differenza sostanziale e che può essere molto, molto utile anche dal punto di vista del museo. Vi faccio un altro esempio. Una cosa che siamo riusciti a fare con fatica immane, abbiamo fatto una serie di seminari per le aziende del turismo che si chiamavano Beni culturali, istruzioni per l'uso. Cioè abbiamo aiutato la filiera del turismo a capire quali potevano essere i vantaggi che poteva avere anche in termini di prodotto suo, di differenziazione, nell'utilizzo consapevole del patrimonio culturale se integrato all'interno della sua filiera, se integrato all'interno della catena del valore dell'azienda. Beh, fantastico, devo dire, è stata un'esperienza faticosissima, ma i cui risultati poi si sono visti, come proprio degli educational si chiamano nel mondo commerciale, no? In cui tu sei un'azienda che fa saponette e chiami, no? Qualcuno a quale gli spieghi come si usano. Ecco, scusate la banalizzazione, ma di fatto dobbiamo anche avere la capacità di liberarci un po' da alcuni nostri timori, no? Il patrimonio, se va condiviso,
lo si deve fare anche attraverso e anche utilizzando gli strumenti di condivisione che vengono per esempio dal mondo commerciale, perché no, nella tutela dei contenuti, senza banalizzare i contenuti. Però questo secondo me è un altro aspetto essenziale. Allora abbiamo chiamato questi signori e gli abbiamo detto quali erano tutti i vantaggi che potevano avere dal patrimonio culturale e quali erano poi anche banalmente, cosa che non sapevano, i servizi che noi eravamo o i musei erano in grado di erogare. Abbiamo scoperto che c'era un punto in comune particolarmente forte, ovvero sia, loro avevano un problema nel definire delle strategie che potessero coinvolgere le famiglie per una o due ore in attività diverse che non quelle abituali legate al turismo, o che potessero coinvolgere i ragazzi e permettere ai genitori di fare dell'altro. È ovvio che nel momento in cui tu hai una struttura che è in grado di erogare servizi educativi per ogni categoria di pubblico, che siano le famiglie, che siano i ragazzi o che siano gli adulti, alla possibilità di utilizzare in modo intelligente le strutture, anche creando dei momenti di contatto fra l'enogastronomia e il museo, momenti diciamo più ludico esperienziali che non estremamente legati alla didattica, poi gli dai la possibilità anche, che ne so, di dare anche un risvolto diverso e un taglio diverso che non ti saresti immaginato alle tue capacità e ai tuoi orizzonti, e allora anche l'operatore economico capisce che può avere un vantaggio da te e magari è anche in grado di pagare il prezzo per quel vantaggio. Per esempio, noi abbiamo avuto il caso di tre agriturismi che stanno vicino ad un'area, ad una necropoli etrusca molto, molto carina, che si chiama Dometaia, nel comune di Colle Valdelsa, vicino a San Gimignano, che non è molto visitata, anche se cioè, insomma, è un progetto importante per noi, che hanno capito che potevano, no, integrare alla loro offerta anche la visita alla necropoli, le attività educative per i ragazzi in gruppi fino a 10 ragazzi o a 20 ragazzi o anche di 3 a seconda del prezzo, e quindi hanno comprato pacchetti di attività educative, quindi non hanno solo comprato i 10 biglietti che poi la differenza non te la fanno, ma hanno cominciato a capire che i servizi dei musei potevano essere utilizzati per definire un'offerta turistica anche da parte delle strutture diversa rispetto a quella del vicino, no? Orientata sul benessere, sulla natura, ma anche sulla cultura. E questo secondo me è un orizzonte interessante per luoghi come i nostri. Prego. Dei progetti europei di Interreg, via dicendo, e abbiamo intervistato uno chef importante della zona, no? Perché Beppe Zillo, insomma, che molti lo conoscono, che sta su Orsara, e lui diceva proprio che soprattutto per tra virgolette catturare, no, il turista straniero, americano in particolare, gli faceva fare, abbinava delle ricette particolari, utilizzavano dei prodotti tipici locali con le visite a dei beni culturali della zona, e quindi aveva creato, si era creato lui stesso un percorso particolare, cioè faceva anche da tour operator in un certo senso, organizzava la visita come esperienza che, partendo da un prodotto enogastronomico, finiva poi alla visita al sito archeologico, al museo, per poi ritornare nella sua azienda. Quindi c'è questa possibilità, secondo me è un aspetto da valorizzare, soprattutto in un territorio come la Puglia, dove c'è olio, grano, pomodoro, cioè, tra l'altro, materiale, ma anche quella più elevata, e i valori della assolutamente sì. Infatti il tema è proprio quello che, se, e lo vedremo oggi pomeriggio, se lavoriamo sui saper fare, anche un elemento ad alto valore culturale come un prodotto della gastronomia di tradizione, come ci ha dimostrato Farinetti con Italy, che da anni non solo vende i prodotti nei suoi diciamo centri, chiamiamoli, non si sa neanche più, centri di interpretazione del cibo, ma fanno una miriade di attività educative sul cibo, cioè loro hanno dei servizi educativi interni strutturati e sono sostanzialmente un supermercato di grandissima qualità, insomma, dove però c'è anche un ristorante molto spesso, più di uno, dove c'è un lavoro sul valore immateriale della cultura enogastronomica, e quindi dove l'approccio al cibo è un approccio culturologico,
non è solo un approccio nel tradizionale legato all'atto del mangiare, è al saper mangiare e ai saperi che rendono possibili i prodotti che poi noi mangiamo. Cioè, e il mangiare, paradossalmente, adesso estremizzo il concetto, diventa quasi secondario, perché la soddisfazione la si ha nel momento della scelta, perché nel momento della scelta si ha la possibilità di accedere ai saperi che hanno determinato ciò che stai per scegliere, e quindi la scelta quasi non la fai più sul valore intrinseco del prodotto, ma sulla storia che racconta. Allora, se nel mondo del cibo, no, grazie a quello che ha fatto Slow Food e grazie a quello che sta facendo Italy adesso, grazie, diciamo, all'aver capito che la cultura agroalimentare, poi adesso che stiamo lavorando molto anche nel nostro paese sulla filiera corta, sul rapporto fra sui chilometri zero, sulla sostenibilità, no? Quindi grazie al fatto che finalmente abbiamo la possibilità di dare un valore in più a quello, all'avvicinamento fra il produttore e il consumatore, e quindi al fatto che c'è la possibilità che ci sia anche una trasmigrazione di esperienze dall'uno all'altro, abbiamo la possibilità di lavorare sul materiale di questo comparto e lavorare sui punti di contatto che si possono determinare con il patrimonio. E non è una cosa da poco. Perché? Perché determina un valore di esperienza complessiva di territorio, ancora una volta, se ragionate sul territorio, non solo sull'istituto del quale vi occupate, che è evidentemente maggiore. Questo chef avrà un approccio, se volete, anche straordinario, ma probabilmente, sicuramente, potrei anche sbagliare, ma probabilmente ad intuito sarà un approccio un po' più istintivo, emotivo. Pensate se questo signore può contare su competenze specifiche come quelle tecniche o sulla capacità di immaginare insieme dei prodotti e dei servizi che integrino le due competenze in modo più radicato. Beh, non è solo la cena, la banalissima e a volte fastidiosissima cena in costume, finto, archeologico, che può anche andare bene, però sappiamo poi i limiti dell'archeologia sperimentale, cioè può essere qualche cosa di più, no? L'archeologia sperimentale a volte dà soddisfazione a chi la fa, a volte dà anche molta soddisfazione a chi partecipa, però è un'esperienza che si può fare una volta, è difficile che uno la ripeta più volte, deve essere proprio un patito. Invece un'integrazione, se volete, un po' più soft, no? Permette di trasmigrare valori nella costruzione di qualcosa che non c'è, a partire dai dati che ci sono. Ecco, queste sono altre strategie di ambito, se volete, puramente distrettuale, per così dire, o altre strategie sensibili nell'ambito distrettuale. Le imprese legate all'identità del territorio, possono essercene anche altre, e possono esserci imprese che si occupano di tutt'altro. A Rapolano Terme non ci sono solo le attività legate all'ambito del termale, ma c'è anche l'estrazione dalle cave di travertino. L'attività estrattiva del travertino, cioè la formazione geologica di quel territorio, ha determinato travertino e terme per lo stesso fenomeno geologico, no? Quindi è questo fenomeno legato ad un'acqua molto calcarea che, depositandosi, poi ha reso possibile queste formazioni geologiche che sono il travertino. Ma poi il travertino è stato utilizzato per fare delle cose nei secoli. Quindi mettere insieme le cose a partire dal saper fare significa poi riuscire a costruirci intorno qualche cosa di più e di diverso. Allora, se io ho un'impresa legata all'attività estrattiva, che apparentemente sembra non avere molto a che fare con i musei e molto a che fare con il termalismo, se invece trovo il filo conduttore, il trade union per mettere queste cose insieme nelle caratteristiche geologiche che hanno determinato le tre cose, e allora posso partire da un minimo comune multiplo e costruire un approccio al territorio che è un approccio emotivo, che è un approccio, diciamo, legato alle caratteristiche più profonde, perché sono poi quelle che determinano i diversi aspetti della stessa cosa, dalla stessa fonte. E non è una cosa da poco, perché a volte, per esempio nel caso di Rapolano Terme, le cave sono state somatizzate
dalla comunità locale come qualcosa da nascondere, come una ferita inflitta al territorio. Perché in effetti, se vissute solo così, sono dei luoghi in cui il valore della violenza dell'uomo sul territorio ha prodotto delle ferite che poi hanno portato dei vantaggi, ma di quelle ferite se ne mantiene traccia. Quando gli abbiamo proposto di fare delle visite guidate, dei trekking nelle cave, loro ci hanno guardato come dire: ma cosa ci sarà mai da vedere nelle cave? E quando invece hanno avuto 150 iscritti al primo, hanno capito che nelle cave c'era sicuramente qualcosa di interessante per qualcun altro. E adesso stiamo facendo una app che uscirà fra una decina di giorni, un paio di settimane, in cui abbiamo definito una serie di percorsi. Il percorso dell'acqua mette insieme la prima fonte termale etrusca e tardoromana con le cave e con le terme, ma anche con l'acquedotto che porta l'acqua alla città e dà l'approvvigionamento idrico alla città, che è un'altra cosa, è un'altra acqua. Però il percorso delle acque tiene tutto insieme e fa capire che quello è il luogo delle acque, perché grazie alle acque abbiamo il termalismo, abbiamo il travertino, abbiamo avuto le cave e quindi conseguentemente le expertise, le conoscenze che servono a trasformare il travertino in sculture o anche in elementi decorativi o strutturali o in pavimenti o in qualsiasi cosa, però abbiamo la possibilità di creare un orizzonte intenzionale attorno al quale aggregare un'offerta su basi nuove, in cui tutti sentono la convenienza uno dell'altro al punto da creare un fronte comune per conseguire obiettivi collettivi e non più obiettivi dei singoli. Allora che cosa accade? Accade che l'azienda di estrazione del travertino si porta l'archeologo quando va a fare un convegno internazionale o quando va a fare una fiera, perché il valore aggiunto del suo prodotto non è nel comparare il colore del prodotto al travertino cinese, ma nel far sì che si capisca che quel travertino lì ha una storia diversa, è stato utilizzato in tanti modi, ha un valore immateriale che si porta con sé, che è capace di determinare una differenza sul mercato. E quindi anche il signore che fa l'attività estrattiva capisce che la cultura serve, ma serve in modo pratico alla sua attività economica, quindi si mangia in ultima istanza. Le industrie creative della conoscenza sono un asset strategico quanto mai imprescindibile. Il mio carissimo amico Pierluigi Sacco ne parla sempre, ogni volta, e ha lavorato tanto su questi concetti, ma non solo lui. Basti pensare che tutta la nuova strategia europea nell'ambito dell'Europa 2020 consegnerà delle sostanziali linee di finanziamento al tema delle industrie creative. Le industrie creative sono tantissime, evidentemente, vanno dall'architettura all'editoria, quindi vanno dal design all'artigianato, sono tutte quelle industrie che si basano sulla conoscenza sostanzialmente e che si basano sull'utilizzo della conoscenza per produrre, chiamiamolo così, innovazione, nuovi contenuti. In Italia sono stati fatti tantissimi, ormai, tantissime riflessioni sul tema. Non esiste una legislazione che favorisca lo sviluppo di industrie creative, però non è detto che se non esiste la legislazione, se non esistono delle misure volte ad incentivarle, siamo l'ultimo paese d'Europa su questo tema, A parte qualche regione, io per esempio la Puglia ha fatto delle regie regionali ad hoc sul tema dell'industria creativa molto interessanti, sullo sviluppo di nuova impresa creativa a livello giovanile. La Toscana ha lavorato sugli incubatori, ha lavorato su questi temi, però in altri luoghi non ci sono stati effettivi investimenti e non ci sono stati investimenti da parte del nostro governo centrale, che mi auguro che colmi questo gap. Però è il tema essenziale. Perché tutto quello di cui abbiamo parlato adesso è questa roba qui, è industria della conoscenza e quindi ha un orizzonte di industria creativa. Ecco, nelle riflessioni di Valentino,
non si faceva riferimento al tema delle industrie creative e della conoscenza, così come all'idea dei beni immateriali, che sono essenziali. Se sono essenziali per l'UNESCO, lo saranno anche per noi, evidentemente. Pierluigi Sacco ha avuto il merito di introdurre all'interno di questo dibattito un asset intangibile importantissimo, perché è quell'asset che può portare alla produzione di contenuti necessari alla sistematizzazione di quel patrimonio di cui abbiamo parlato, e può portare anche alla realizzazione di strumenti veicolo di quei contenuti. Io devo dirvi che, pur avendo fatto un investimento, stiamo facendo un investimento importante nell'ambito delle tecnologie della conoscenza e dell'ICT, ho un atteggiamento anche molto critico nei confronti di questi strumenti, perché sembra che, fatta l'app, abbiamo raggiunto il risultato. Ancora una volta dobbiamo un po' alzare la testa, cioè l'obiettivo non è fare un'app, l'obiettivo è fare in modo che quell'app serva ai cittadini e produca qualche cosa di più e di meglio per il territorio. Ma spesso siamo un po' autoreferenziali, no? Tendiamo a misurarci con quello che è il nostro piccolo pezzo di una filiera che è molto più lunga e complessa. Però sicuramente saper fare fa parte di quello che può determinare vantaggio al territorio nel suo insieme. Quali sono invece i limiti gli obiettivi sono evidentemente quello di costruire, come vi dicevo, un orizzonte di sviluppo. Quindi gli obiettivi non sono sistematizzare l'offerta museale, ma, come vedete qui, rendere più efficace e efficiente il processo di produzione della cultura in sé, ma non solo, sono almeno tre, come vedete. Ottimizzare gli impatti economici e sociali creati dall'interazione con altri fattori produttivi caratteristici, e poi, sempre per semplificare, generare nuovi prodotti, quindi generare innovazione e nuove prospettive di impresa, perché l'orizzonte, come vi dicevo, del distretto non è un orizzonte manageriale interno, ma un orizzonte legato allo sviluppo. Questo è un dogma. Maggiori sono le interconnessioni, ovvero più è integrato il distretto, e maggiori saranno gli impatti economici che sarà possibile generare. Cioè, più i soggetti fanno cose insieme, più il territorio ne ha un vantaggio. Poi, come si fa, è un altro discorso. I limiti sono questi. Almeno questi sono i limiti che io ho potuto constatare anche sulla mia pelle, nella mia attività quotidiana. Innanzitutto richiede un coordinamento strutturato. Cioè, questa roba senza cabina di regia sì, può esistere, ma solo per alcuni pezzi che la compongono. E i singoli pezzi non fanno mai il tutto, fanno solo una visione che è spesso parziale del tutto. L'altra cosa, come accade nelle reti, non sempre vengono messi a fattor comune i vantaggi. Cioè, si ha sempre questo pudore, no? Che bisogna fare le cose così. No, le cose si fanno perché se ne ha un vantaggio. Bisogna essere un po' più pragmatici, un po' più anglosassoni nell'approccio. Una cosa si fa se è misurabile, se mi dà un vantaggio, se il vantaggio che mi dà è misurabile esso stesso. Cioè, se mi fa fare qualcosa di più e di meglio, e se mi porta un vantaggio concreto anche in tasca, non solo. Perché sennò, se non c'è un vantaggio ben distribuito e simmetrico, qualcuno si stuferà. Ecco, questo è uno degli aspetti, scusatemi se lo stresso questo concetto, se insisto particolarmente, ma credo che sia un concetto di base assolutamente imprescindibile. Da lavorare sui vantaggi e sulla definizione di vantaggi comuni è fondamentale, ma anche lavorare sui vantaggi specifici per ciascun componente del progetto, sui benefici, perché altrimenti non c'è il termine stesso, non c'è la precondizione, non c'è il termine stesso per coinvolgerlo. L'altro vero problema è che spesso questi progetti hanno tempi di gestazione mostruosi, lunghissimi. Perché? Perché l'attività di concertazione è massacrante. Ve lo dice uno che coordina 43 musei diversi con 32 amministrazioni comunali, e due diocesi, e una fondazione bancaria, un'università, una camera di commercio, una banca e poi tutti gli altri.
Quindi io passo la mia giornata a fare concertazione, il mio vero lavoro è la concertazione, di fatto. Però senza la concertazione i risultati possono essere temporanei. Abbiamo fatto un evento insieme, è andato benissimo, siamo tutti contenti, ma finiscono lì. Invece la concertazione mantiene le sinapsi attive, dà la possibilità costantemente nel tempo di creare un orizzonte condiviso. Allora io direi a questo punto, se siete d'accordo, facciamo una 10 minuti di pausa, e direi che riprendiamo alle 12:15 e poi facciamo ancora un'oretta fino all'1:15 e ci rivediamo poi dopo la pausa. Ok?